Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi un video un po' movimentato come intro, poi vedremo anche, diciamo, tutta la scena del tutorial. Come vedete qui ho la PlayStation 4, vi faccio vedere adesso si stava anche con, se vedete bene, Golden, ok, attivato. Comunque poi andiamo a vederlo nel dettaglio e con il firmware ovviamente 11, ok? La PlayStation in questione è quella lì che è già stata gentilmente concessa per le prove da riparaggi, perché noi cosa abbiamo? Noi abbiamo, come avete visto poi dal video, che abbiamo comprato delle cose nuove, no? Sono riuscito a prendere una PlayStation 4 con un 9.03. Ho fatto bene o non ho fatto bene? Al prezzo che l'ho presa poteva essere anche al 9.50, poteva andare comunque bene, perché a 45 euro una PlayStation 4 è tanta roba. In più un mio amico me l'ha portata per averla anche al firmware 9, quindi qui abbiamo una PlayStation al firmware 9 e qui abbiamo una PlayStation 4 al firmware, questa qui, quella che c'avevo io, la 9.03. Quindi abbiamo questo. Intanto qui abbiamo delle prove dell'Xbox 360 moddata, che il video poi uscirà, che l'ha fatta a riparaggi, quindi riparaggi doppia riconoscenza sia per la PS4 che l'Xbox 360 là dietro. E un video carino, dovete vederlo, mi raccomando, guardatelo. Questi preamboli per dirvi cosa? Per dirvi che la PlayStation 4 è moddabile alla 11, sì. Potete giocare giochi, ai dump dei vostri giochi, sì. Ai PKG che scaricherete, sì. Ok, non tutte le app funzioneranno e soprattutto Golden non è completamente sbloccato. Lo store, PKG store, non funziona ancora, ma hanno detto che nel giro di 1 o 2 giorni poi funzionerà, quindi non ci saranno problemi nemmeno da quella parte lì. E comunque avremo poi tutto piano piano sempre di più, sia la compatibilità con i firmware prima della 11, quindi dalla 9.03 fino alla 11, ma dopo per ora no. Quindi si svilupperanno anche quella per il 10, svilupperanno anche quella per le altre versioni, si butteranno prima sul 10, 10 punto, mi sembra 0.1, adesso una cosa del genere, e piano piano arriveranno al 10.50, poi andranno magari a 9.03 e comunque avremo poi questi, diciamo, tutti i firmware compatibili. L'unica cosa io vi dico, aggiornare, non aggiornare? Allora, se siete alla 9 ovviamente no, assolutamente non aggiornate con questo metodo, non fate cavolate, non aggiornate alla 11, non aggiornate niente, non cambia veramente niente, perché tanto l'online non funzionerà nemmeno sulla 11, perché non avremo comunque l'ultimo firmware. Quindi niente online come per la 9, quindi questo è sicuro. Un'altra cosa che viene a discapito vostro, se siete tra i firmware fino, diciamo, fino alla 11, potete secondo me aspettare. Aspettate, non abbiate furia di fare le cose, perché questo exploit, come vedrete, sarà comunque difficoltoso, tra virgolette, da mettere, nel senso, non è facilissimo da mettere, ma è difficoltoso perché se voi farete l'exploit vicino al PC, perché servirà il PC collegato direttamente alla PlayStation 4, poi dopo non potete scollegarla per portarla di là, perché una volta che scollegherete la vostra PlayStation 4, Golden non ci sarà più e quindi non potrete più, cioè dovete ritornare un'altra volta al PC, non ha senso, no? Ok, non ha senso. Quindi detto questo, ragazzi, poi cosa succederà? Golden non ha l'accesso a tutte le cartelle della PlayStation 4, quindi non potremo entrare in certe cartelle che ci serviranno magari per altre cose, tipo i file PKG. Ok, scusate, i PKG, sì, i file comunque bin che potremmo installare e buttare dentro l'hard disk interno della PlayStation 4, non potremo farlo tramite FTP. Ci sono altri metodi, vi farò anche vedere anche quello, però non ci sono per ora quei metodi lì, ok? Cioè, il classico FTP, buttare dentro i file e farli andare. No, si possono fare tramite USB o comunque i programmi sempre in Wi-Fi, però ci vogliono i programmi, ci vuole tutto, diciamo, le cose specifiche, non FileZilla per dire. Ora, ho parlato anche un po' troppo, ma è giusto che voi sappiate che, a mio avviso, se siete sulla 9, ovviamente no, assolutamente no. Fino al firmware 9.60
Cioè, fino al 9.60 sfrutterete, okay, il kernel che c'è ora attualmente sulla 9. Poi dopo dal 9.60 in poi cambia il kernel, quindi andrete poi a fare diciamo un supporto come questo. Quindi la stabilità di Golden potrebbe essere migliore sui firmware sotto il 9.60, mentre potrebbe essere cioè minore dal 9.60 in poi. Non si sa, no. Quindi è un rischio magari aggiornare alla 11 per poi dopo dire ma era meglio la 9.60 o la 10? No, scusate, 9.60 o la 9.40 per la stabilità, ma invece ormai siete alla 11 e non potete tornare indietro, quindi vedete voi, potete fare quello che volete. Se avete urgenza, proprio bisogno impellente di giocare ai giochi, lo potete fare. Io aspetterei comunque la versione stabile. Vedete voi, ora io ho avuto la fortuna di avere una 11, la 9.03 rimane 9.03, rimarrà 9.03 per qualche settimana, ora ho la possibilità di fare il video per voi per questo, la voglia è stata tanta di aggiornarla, ma ho resistito e è venuto poi in salvataggio il grande ripararci. Quindi grazie Daniele, anzi se avete delle riparazioni andate a vedere il suo canale in Instagram, vi lascio la descrizione qua sotto e niente. Ora andiamo a vedere come fare facile, facile, ok? Scusate il dilungamento dell'intro, ma è giusto dirvi queste cose. Andiamo a vedere come fare appunto installare il jailbreak. Ok ragazzi, per prima cosa ovviamente dovrete andare a scaricare il firmware ufficiale. Vedete voi nel preambolo che ho fatto all'inizio, due palle così, però è giusto che sappiate le cose, se fare o no il salto dalla versione 9.03, perché la 9 vi ho sconsigliato, alla 11 direttamente, perché dalla 9.03 fino alla versione prima della 11 non ci sono exploit per Golden per ora, quindi o la 9 o la 11 per ora, a oggi, poi usciranno sicuramente, però infatti è per questo che vi dico di aspettare. Comunque, vi faccio vedere come funziona l'installazione a oggi. Qui avremo il firmware 11, ok? Dovete fare download, ok? Una volta che avrete il file download, preparerete la vostra SD, comunque lo sapete. Ora vi faccio vedere, ne metto una a caso, ok? Una SD a caso. Anzi, forse questa qui è quella di PlayStation 3. Esatto, creerete qui la cartella invece che PlayStation 3, la creerete la cartella PS4, ovviamente tutto il resto dei file non li vedrete. Dentro la cartella PS4 farete la cartella update, dentro la cartella update andrete a mettere, ovviamente qui sarà scritto PS4, non PS3, updat.pup, ok? Quindi il tutto sarà così, ora io lo rimetto com'era. Quindi voi cosa fate? Scaricate il file che vi serve, quindi la 11 mi raccomando, e fate download. Allora vi dico anche questa cosa, gli official firmware li potete tranquillamente installare se tenete il vostro hard disk. Non avete, se volete cambiare l'hard disk interno della vostra PlayStation 4, invece, quindi se avete il sistema operativo classico, avete, non so, la 9 già installata e volete solamente aggiornare il firmware, usate l'official firmware, quindi questo file qua. Ok, se invece volete sostituire l'hard disk completo, quindi non ci sarà un sistema operativo già installato di Sony, dovete andare a prendere il recovery firmware. Se ci fate caso è più grande, ovviamente andate a prendervi la 11, così installerete l'official firmware, ok, che volete. In questo caso l'11. Quindi dopo che l'avete scaricato, l'avete messo dentro la cartella giusta, ovvero PS4, dentro cartella PS4, la cartella update, dentro cartella update, vedete il file pup e andate poi in recovery mode sulla PS4. Andate a vedere comunque il video per l'installazione, perché lo vedete, lo lascio linkato qua sopra, e l'abbiamo fatto per aggiornare alla modifica alla 9. Quindi andate a vedere come fare il primo pezzo del video, è proprio come fare e aggiornare anche il sistema, ok? Ricordatevi solamente la differenza hard disk nuovo, hard disk già esistente con il sistema operativo. Una volta che avete scaricato, andate sulla PlayStation, aggiornate il vostro firmware e vi ritroverete col firmware 11. Bene. Una volta che avete il firmware 11, vi troverete nella situazione questa qua, ovvero avere la vostra PlayStation 4, ovviamente, andiamo su informazioni del sistema. Ok, informazioni del sistema, eccolo qui, alla 11.00. Come vedete,
11.00. Non è stato Golden perché ovviamente l'ho spenta. Allora, cosa bisogna fare? Prima di tutto, dopo che abbiamo installato il nostro file di aggiornamento, che potremmo farlo o da recovery oppure potremmo farlo semplicemente da aggiornamento di software del sistema e da un supporto USB. Ora, in questo caso io non mi farà scaricare perché ho già messo un payload che praticamente me lo blocca. Se faccio avanti mi darà errore, quindi io non rischierò di andare alla 1150. Questo è molto 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 importante. Infatti, cosa bisogna fare? Dopo che avete aggiornato, andate sistema, ok, su download automatici e togliere la spunta a tutti questi quattro. Quindi vi trovate delle spunte qui, toglietele. E già questo è una buona cosa. Dopo aver disabilitato gli aggiornamenti siete a posto. Voi siete a posto, ok? Mi raccomando. Poi, dopo aver fatto questo, dovete andare su rete. Ok? E stiamo un attimo qua. Adesso passiamo un attimo sul nostro computer e andiamo a vedere che in poche parole andiamo a scaricarci i nostri file. I file quali sono? Non sono pochi, sono un po', però vi faccio vedere, cioè per la modifica sono pochissimi. Poi per il resto quello che io vi dico è sono un po' di più. Allora, prima di tutto ci servirà, ok, il file che ci farà iniettare direttamente il GAI. Quindi è un programma, praticamente si chiama Pwn Guy, che ci inietterà proprio il payload, ok? Lo stage 2 sarebbe, e poi dopo ci servirà. Quindi andiamo a scaricare questo qui. Poi ci servirà ovviamente la versione di Golden, ovvero il file bin che andrà a installarsi dopo che sarà installato lo stage 2, che è quello che ci permette poi di installare il resto. Quindi andiamo in questa pagina, in questo caso siamo andate qui. Non troverete niente qua sotto. Supportate il creatore, mi raccomando, se potete, per il gran lavoro che sta facendo, supportatelo. Andate su Asset e vedete che avrete poi Golden. Ora, in questo caso siamo alla 2.4, proviamo anche a aggiornare. Ci troveremo con sempre la 2.4.b.17, quindi è l'ultima per ora. Ci dice che i firmware supportati sono appunto il 9 e l'11. Come vedete, in mezzo non c'è ancora niente. Ok. Hanno aggiunto le syscall per poter essere tranquilli per giocare lo spuffo, okay, dell'online. Poi vedremo se funzioneranno. E però avranno poi altri difetti. Allora, che vi ho già linkato all'inizio. Andate a scaricare Golden, questo pacchetto qua. Poi, dopo che avete scaricato questo, ci servirà. Dentro qui troverete anche lo stage 2, ok? Quindi non vi servirà nient'altro. In questo link, oltre allo stage 2, non prendete lo stage 2, ma andate a prendere Update Blocker, che è il bin appunto che servirà per bloccare gli aggiornamenti. Poi, cosa vi consiglio? Vi consiglio anche questo qui, che è Golden Cheat Menu Manager, e la possibilità di mettere i cheat sui giochi senza andare a sceglierli come succede con PS3, ma direttamente dal gioco. E poi qui ci sono, vi lascio anche in descrizione dei temi, ci sono mille temi, andate a cercarvi quello che vi piace. Come vedete avete l'anteprima, ok, del pacchetto che è fuori. Ovviamente voi dovete andare a scaricare il pacchetto zip che corrisponde a questo. Quindi questo qui sarà l'immagine di anteprima e questo qui sarà il pacchetto di questa immagine. Quindi andate qui vi lascio anche questo qui in descrizione. E poi eccolo qui. Questo qui è il famoso PKG Zone, ovvero lo store per tutti i PKG. Per ora questo qui non è ancora supportato, non ce lo fa ancora scaricare. Infatti, se andiamo qui e facciamo PS4, caricherà all'infinito e non funziona. Anzi, no, me l'ha scaricato. Attenzione, me l'ha scaricato. Dobbiamo vedere poi dopo se sarà possibile farlo da. Questo qua possiamo provare a metterlo. Se sarà possibile farlo con la 11, perché hanno detto di provare appunto, ma invece mi sa che durante questo video l'hanno abilitato. Se volete farlo direttamente dalla PS4, fate questo: abilitate Golden, andate su il browser e digitate questa scritta https pkgzone.com install, ok? Andrete e verrà direttamente scaricato sulla vostra PlayStation 4. Bene.
Ora abbiamo tutti i file. Quindi, cosa abbiamo? Ve li faccio vedere. Abbiamo i nostri, eccoli qua, pwn guy, ok? Poi avremo l'update blocker, ok? Io ho scaricato un tema che sarà quello di Final Fantasy, benissimo. Poi avremo questo qui che invece è Gold Cheat. Okay. A noi abbiamo bisogno di questi qua. Allora, come funziona adesso il tutto? Ora vi faccio vedere. Andiamo a estrarre con 7-Zip, mi raccomando, le cartelle. Quindi avremo Pwn Guy qua, ok? Eccolo qui. Golden avremo lo stage 2 qui dentro e Golden. Quindi qui avremo i due stage 1 e stage 2. Per la 11, scusate, per la 9. Quindi noi ci servirà quello per la 11. Quindi ci servirà Golden, eccolo qua, ok, scusate, eccolo qui, e ci servirà poi lo stage 2 per la 11.00 nel mio caso, ok? Quindi abbiamo i due di questo file zip qua. Poi avremo questo file qui, che è l'update blocker, i due PKG, ok, da mettere dentro alla SD. Faccio vedere poi dopo come prepareremo infatti la SD, e questo qui sarà l'altro PKG da mettere, ok, il Gold Cheat. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la chiavetta, ok, quindi andremo a prendere la chiavetta formattata in FAT32, ok, andiamo ad inserirla, ecco qui, e andiamo semplicemente, ora io vi cancello tutto. Così vedete che, ok, per formattare la chiavetta in FAT32 ovviamente usate Windows, ok, quindi andando qua a fare formatta, formattate in FAT32, scegliete quello dimensione allocata definita, oppure se avete una chiavetta che usate più grande, mi raccomando usate GUI Format, ok, che è un programma che vi fa appunto selezionare il FAT32 per il formato, perché Windows non lo fa fare. Quindi dentro questa chiavetta ci metteremo, abbiamo detto, golden, il file bin per la 11. Metteremo i due file PKG, okay, che sono i temi di Final Fantasy, ma potete prendere quello che volete, e l'altro PKG di Gold Cheat, ok? Perfetto, quindi questo noi l'abbiamo messo, questi due l'abbiamo messi. Questo qui l'abbiamo messo, faccio sparire un po' di roba che non serve, ok? La mettiamo qua che non si vede. E noi ci rimarrà la cartella estratta del programma per iniettare col suo stage 2 bin, e questo qui verrà in un secondo momento, vi faccio vedere come iniettarli invece da wireless dopo che avremo iniettato il payload. Quindi questa qui noi la possiamo levare e mettere poi dentro alla PS4. Quindi la andiamo a estrarre in modalità sicura. Ecco qua, la prendiamo e andiamo dove? A metterla dentro la nostra PS4 che ho qua dietro. Perfetto. Io ho collegato un hard disk alla mia PlayStation 4 perché avevo la PlayStation 4 moddata del mio amico, quella 9. Ho provato a metterla dentro e mi ha letto comunque i giochi, ragazzi. Quindi è stata una cosa assurda perché l'ha presa in automatico. Ovviamente ho dovuto mettere l'archiviazione esterna come estesa e ha funzionato comunque. Potete comunque switchare da una all'altra. Allora, detto questo, comunque c'è il tutorial sempre sulla playlist del PS4 come fare. Andiamo ad aprirci il nostro programmino, eccolo qui, lo andiamo ad eseguire. Ci sarà un'altra cosa da scaricare che ve lo dirà direttamente lui. Ok, mi dice che praticamente è protetta, dice dalle minacce, non è assolutamente grave. Ok, se vi dà questo errore, provate a usare l'unpacked che trovate dentro appunto qua. Allora, proviamo a vedere se l'unpacked me lo fa partire. Sì, l'unpacked me lo fa partire. Ok? Non chiedetemi perché, prima aveva fatto comunque. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Dovremmo andare a mettere il payload. Il payload che dobbiamo mettere è lo stage 2, ovviamente l'11. Quindi andiamo a metterci questo qua. Ok?
Ok, perfetto. Una volta che abbiamo messo questo, dobbiamo andare a scegliere cosa. La nostra connessione di solito è Ethernet 3. Perfetto. E ovviamente dobbiamo mettere retry on fail, perché questa iniezione del payload, dello stage 2 potrà avvenire più di una volta. È completamente a random. Quindi potrete starci un tentativo, 2, 3, 4, 5. Voi continuate. Di solito comunque a me è venuta dal primo tentativo, quindi uno, due tentativi dovreste riuscirci. Se voi fate run exploit, vi dirà, ok, eccolo qua, vi dirà ncaps. Se fate ok, vi si apre una pagina diretta dove vi fa scaricare proprio ncap, quindi non potete scappare. Andate su questo qui, l'ultimo installer per Windows ovviamente, e andate a scaricarvelo. Una volta scaricato lo aprite, eccolo qui, e lo installate. Semplicemente fate agree install. Vi chiederà di accettare gli EULA, ma voi accettatelo. E una volta che sarà installato, sarete a posto. Ora io non ho ancora fatto una cosa importante, ovvero quella di connettere cosa? Di connettere la nostra PlayStation tramite questo, un cavo LAN, ok? Il classico cavo del router, eccolo qui. Ok? Quindi dobbiamo in questo caso staccare la connessione al computer dal router, dove è attaccato il router dietro, e andrà ad attaccarla dentro alla PlayStation. Quindi io vado, stacco, ok, la parte internet, diciamo, sperando che funzioni ancora poi il tablet, perché è il secondo schermo in wireless, e poi attaccherò questa. Perfetto. Quindi dopo che abbiamo connesso la rete LAN direttamente alla nostra PlayStation, ok, cosa facciamo? Dobbiamo andare dove? Sulla nostra PlayStation 4, ok, perfetto. Dobbiamo andare su connetti a internet, connessione, configura connessione internet, usa il cavo di rete LAN, ovviamente perché è collegata diretto. Andiamo su personalizzata, andiamo su PPOE, qui mettiamo tranquillamente GG e sotto GG, possiamo mettere anche ciao 1 1, cioè quello che vi pare. Fate avanti, fate DNS automatico e non usare. Quando vi chiederà di fare verifica connessione, tornate indietro. Qui invece vi posizionate su verifica connessione. Una volta che siamo qui, andiamo a premere verifica connessione sulla PlayStation e subito dopo Run Exploit. Come vedete, adesso non darà l'errore che ci serviva il ncap, e partirà la prova di installazione. Dopo che lo stage 2 sarà iniettato, il file bin che è dentro la nostra pennetta USB, ok, sarà caricato direttamente, quindi golden, ok, perché il file bin è golden. Quindi vedrete in alto la notifica che sarà iniettato direttamente anche Golden. Infatti prima sarà iniettato Stage 2, che corromperà la NAND, e poi Golden sarà installato. Vediamo un attimino. Eccolo. Sta andando. Vediamo un po'. Qui i tentativi sono completamente casuali. Ok. Questa è l'attesa. Non ci vuole tanto, ma bisogna aspettare che finisca. Eccolo lì, impossibile connettersi alla rete. Là ha dato done, pwned è stato iniettato e adesso verrà golden. Eccolo qui, by Sistro, la versione 24B17. Payload successfully loaded. Bin loader list import 9090, perché l'FTP era già inserito di default nelle impostazioni che avevo fatto prima. Quindi abbiamo anche la possibilità di essere in FTP, ma non funzioneranno su tutte le cartelle. Ora vi farò vedere. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a rimuovere il cavo FTP sia dalla PlayStation che dal PC e riconnettiamo la rete normale al PC, così abbiamo internet. Quindi scolleghiamo qui. Scolleghiamo questo, ok, ricolleghiamo la rete, a posto.
ci siamo. Una volta che abbiamo collegato la rete, noi potremo andare tranquillamente poi a cosa fare? A rimetterci l'accesso wireless. Mi raccomando, controllate di nuovo per sicurezza che gli aggiornamenti siano disabilitati, ok? Da loro automatici sono disabilitati. Torniamo su rete, ok? Andiamo a fare configurare internet è attaccato e connessione a internet, ok? E facciamo usa wifi in questo caso. Facciamo, non diamogli quelle che avevo già messe perché le avevo messe di default e mi ha preso praticamente un DNS in automatico. Quindi facciamo personalizzata, andrò ovviamente a fare lo scan delle reti, ovviamente andrò a mettere la password, andiamo a fare automatico in questo caso. Qui dici HCP non c'è problema e qui manuale e andiamo a mettere questo qui, il primario, ok, deve essere 62 210 38 117, prima sicuramente non aveva preso, quindi andiamo a fare così, andiamo avanti, facciamo automatico, facciamo non usare e qui facciamo verifica connessione. Come vedete adesso farà la connessione, la verifica classica che si faceva anche prima, quindi terrà PlayStation Network fallita e darà tutti i parametri su riuscito. Quindi torniamo indietro e ora in teoria dovrebbe essere a posto. Per vedere se siamo collegati possiamo andare in browser, vi do l'indirizzo, eccolo qui, questo indirizzo qui, http kme che sarebbe chameleon ps4.site/ppp wn/index, vi lascio il link qua sotto, lascio un botto di link qua sotto, è praticamente il prossimo exploit, ok, da iniettare direttamente col den da qui. Potrebbe essere questo che faranno e svilupperanno, quindi ora è in fase di appunto aggiornamento questa pagina, quindi sicuramente potrà essere una buona cosa. Allora, potrete installare questo qui, questo bin che è il Disable Updater, ok? Se voi cliccate vi dice che non potete installarlo perché non avete cancellato payload because the bin loader server is not running. Vuol dire che semplicemente voi dovete andare su Golden, andare su server setting e questo qui si è buggato, io l'avevo abilitato, lo togliete, lo rimettete tutte e due. Ora se voi andate sul browser e provate a riscaricarlo, ovviamente funzionerà. Ok? Eccolo qui, payload received, eccolo qui, disabled update. Ok? Quindi questo bug c'è. Altra cosa, un altro sito che avevamo visto prima, io ho messo nel segnalibri, è ovviamente il sito di PKG Zone, eccolo lì, PKG Zone, e mi dice che il mio firmware non è supportato. Me l'ha fatto scaricare come avete visto prima, però non è ancora supportato il firmware, quindi proviamo a fare anche magari un refresh, magari è rimasto in aggiornamento, cioè in quello lì sotto, vediamo, ma no, eccolo lì, non è ancora supportato, quindi ci stanno lavorando, ma noi aspettiamo. Fatto questo, ragazzi, come vedete sui giochi non c'è il lucchetto, ok, anche Apollo Save Tool dirà che se lo avviate che non è ancora supportato per la 11. Ho provato a fare l'accesso al PSN, sapete, con un tipo spoof, vede unsupported firmware version 11, ma noi anche se sono andato su User Tool e ho provato a fare Activate PS4 account e comunque me l'ha già attivato, come vedete, ok, io l'ho provato a fare e me l'ha fatto, però dice che non è pienamente supportato per tutto il resto. Perché? Perché l'accesso alla parte HDD non è ancora sbloccato, quindi è per quello che non riuscirà a fare questo. Solita cosa per PS4 Explorer, se noi ci andiamo dentro vedrete che alcune cartelle non potrò entrarci o comunque non me le farà nemmeno vedere, perché appunto qui infatti non c'è nemmeno il mio firmware. Facciamo Other, no, Unjail, come vedete manca HDD0, ok? Quindi anche qua come vedete è proprio il discorso che vi dicevo io prima.
che non sono praticamente supportati tutte le applicazioni, quindi siamo ancora indietro. Se però volete giocare a un gioco come questo qui, lo potete fare. Allora, cosa vi faccio vedere? Questo qui, Golden Cheat Manager, dovete abilitarlo ovviamente dal menu in debug, scusatemi, in cheat setting, ok, dovete abilitarlo, ok, long press share button per attivarlo, io uso quello lì, se no potete scegliere la cosa che volete, vedete, double press ps button, e show cheat menu e show title id, quello lì, a vostro piacimento. Fatto questo, le altre voci più o meno le sapete se venite già dalla 9, comunque poi le spiegherò magari nel dettaglio, e poi abbiamo i giochi. Questo l'ho scaricato sull'hard disk interno, mentre tutti gli altri sono sull'hard disk esterno, ok? Quindi io vi faccio vedere che partono i giochi. Un'altra cosa che vi faccio vedere poi dopo è il discorso di installare un file bin, quindi un payload direttamente dal PC. Allora, andiamo ad avviare Last Fate. Premere un pulsante, ok, eccolo qui, e inizia la partita. Comunque il gioco poi si avvierà, ok, io non la inizio perché ci sarà poi l'intro e tutto, ok. Vi faccio vedere anche l'altro gioco, che è uno degli ultimi che comunque sappiamo che esiste, che c'è. Andiamo a provare Street Fighter 6. Allora, questo qui è parte online, ma ovviamente... Ovviamente questo qui non andrà a buon fine il download dell'aggiornamento. Andiamo a vedere la notifica e invece ecco, questo è quello che non volevo. Annulla, elimina, annulla, elimina, ok. Vi faccio vedere questa cosa qua: l'aggiornamento dei giochi non parte, perché vi faccio vedere proprio questa cosa. Allora, tanto è partito il gioco. Confermo ovviamente, accetta di giocare nella modalità offline, sì, e gioco ragazzi, parte, senza problemi, e avevo già partito, quindi dovrebbe partire il filmatino, ma non parte, perché ovviamente l'ho già provato. Ok, là. Perfetto, prendiamo due botte giusto per farvi vedere che sono scarso. Là, a posto. Ok, quindi detto questo, chiudiamo l'applicazione e come vedete i giochi partono. Cosa vi faccio vedere adesso? Vi faccio vedere, ovviamente questo potevamo tranquillamente chiudere, vi faccio vedere questo programma qua. Vi lascio sempre il link in descrizione. Questo qui è il programma Relays che ci serve per installare i file bin, ok, questi esplora, payload. Quindi andiamo a scaricare Relays, quello qua, lo andiamo a scompattare e metterlo qui. Mi dice sostituire il file perché ce l'avevo già da un'altra parte, va bene, e andiamo, cosa fare poi, ad aprire Relays. Si aprirà la sua repository, ok, da qui dentro apriamo il programma, ci dice ok, ed ecco qui che l'hanno anche aggiornato alla 11, che prima non lo era. Vi chiederà di inserire il vostro FTP. Dove lo trovate? Ovviamente lo trovate sotto in impostazioni di rete, quindi andate qui, andate sotto rete, andate su visualizza stato della connessione ed ecco qui che ci sarà gateway, scusatemi, indirizzo IP che è 192.168.1.28. Quindi torniamo al PC e quindi .1.28. Poi cosa succede? La porta lasciamo questa. E ci chiederà di buscare il payload. Il payload sarebbe non è altro che questo qui, update blocker. Quindi andiamo a prenderlo, che è sul desktop. Facciamo apri, lui l'avrà caricato qui. Però dobbiamo aver abilitato cosa sulla nostra PlayStation? L'opzione che abbiamo fatto prima di Golden, ovvero questa qua.
mi raccomando, questo deve essere attiva, che è Enable Bin Loader Server. Infatti, se noi abiliteremo questa qui, andremo sul PC. Ovviamente, dopo che abbiamo selezionato l'11, abbiamo dato la cosa, dobbiamo fare connectar. Come vedete qui sotto, la connessione è stata abilitata. Abbiamo caricato il nostro payload, che è questo qui, e facciamo inviare payload. Payload inviato, eccolo qui, è arrivato sulla nostra PlayStation 4. Quindi blocker update. Ok, se in caso vi dovesse dare l'aggiornamento, come vedete, io posso anche andare a farlo, cioè me l'ha scaricato. Sì, vado a fare avvia. Mi dice di aggiornare il software di sistema. Ovviamente non dovremmo farlo mai. Anche se faccio aggiorna adesso, lui mi dirà che si è verificato un errore. Questo perché abbiamo messo l'update blocker, ok? Molto, molto, molto importante questo qui. E ovviamente questo qui poi ci andrete sopra e farete ovviamente elimina, ok? Quindi ogni volta che si avvierà il gioco ve lo scaricherà, però voi potrete comunque eliminarlo. Niente, per ora lasciamo la cosa così, si evolveranno sempre di più le cose, andremo poi a fare sicuramente a sbloccare altre parti di Golden e andremo anche a implementare il modo per cui metterlo, di come metterlo sempre più velocemente e comodo. Vi ricordo che per mantenere il Golden, cosa dovete fare? Dovete andare, tenere premuto, scusate, il tasto PS, andare su spegnimento, andare su entra in modalità di riposo e lasciare la PlayStation in modalità di riposo. Così quando la riattiverete avrete già Golden, se no dovrete fare la manfrina del PC. Mi raccomando, andate anche nelle impostazioni qui per appunto mettere impostare proprio quella cosa lì, ovvero risparmio energetico. Ok? Andate qui, fate non spegnere e non spegnere, ok? Qui fate l'attivazione del porto USB, potete mettere sempre, mantieni sospesa l'applicazione così se lasciate sospeso un gioco potete comunque riprenderlo, e imposta tempo dello spegnimento del controllo, io faccio non spegnere, ok? Quindi rimarrà sempre attivo tutto. Se siete voi che però dovete decidere di andare, ok, entra in modalità di riposo, la PlayStation andrà in modalità di riposo e una volta che ripremeremo il tasto PS, ovviamente lei si riaccenderà e si riaccenderà dove? Con Golden attivo, ora vi faccio vedere che si è spenta, diventerà il LED giallo, non so se lo vedete voi perché è offuscato, ora ancora è ancora bianco, ecco qua, è giallo, ripremo il tasto PS, eccolo lì, ha rifatto beep. Ok, quindi ragazzi, in alto vedete che ora verrà Golden, eccolo lì, a posto, ci dirà che l'FTP è attivato e tutte quelle cose lì. Mi raccomando, una cosa importante, se trovate dei crash, si spegne la console, è normale. Ci possono essere delle situazioni in cui vi potrà crashare la PlayStation, dovete spengerla e dovete riprovare a rimettere, cioè riprovare, rimettere il Golden, sempre col solito sistema. Quindi ragazzi, io per questo video ci fermiamo qui, poi ci saranno altri video dove vi spiegherò altre cose. Andate a vedere la playlist della PS4, che quello che riguarda l'11 riguarderà anche quello che riguarda il 9, ok? Riguarda anche l'11 e quindi le cose saranno le solite, come usare un HDD esterno e quant'altro. Detto questo, ragazzi, rimaniamo aggiornati, state aggiornati voi, mettete il segui al canale, mi raccomando, iscrivetevi, venite a vedere tutti i video che usciranno perché staremo aggiornati sulla scena PS4 e ragazzi, vi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!